DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. Nella canzone della Vanoni di prima c'era Tochigno che faceva una piccola parte. In questa canzone di Carly Simon, nascosto ma non troppo, c'era Mick Jagger. Beh, diciamo che io a mia figlia darei più volentieri Tochigno che Mick Jagger. Che Mick Jagger. Beh, perché Mick Jagger me la riporta un po' spanata. Poi va bene 20 anni in più, ma qui ne avrà anche ne avrà anche 60 in più, credo. Sì. Non farà neanche in tempo ad aspettarla. Canzone famosa perché non si è mai saputo a chi fosse dedicata. Era una canzone dedicata a un personaggio, a un uomo vanitoso. Vanitoso. Quindi a Linus, diciamo che tutti quanti dentro. Pavone, quello tutti che giocava quanti dentro abbiamo un po' di vanità. Qualche anno fa Carly Simon fece una cosa molto carina, cioè mise all'asta il segreto. Perché nessuno ha mai saputo se era dedicata a James Taylor, questa è la voce più accreditata, suo ex fidanzato, oppure a Warren Beatty, un altro dei suoi ex famosi fidanzati. Beh, era una bellissima donna anche lei, comunque. Lei appunto ha messo all'asta il segreto. Ha vinto offrendo una cifra importante, un pezzo grosso dell'industria dello spettacolo americana, e lei ha fatto una cosa meravigliosa, cioè si è fatta dare i soldi, li ha dati in beneficenza e poi gliel'ha confessato in un orecchio davanti a tutti. Quindi, sì, davanti a tutti. Comunque, lo sa lui ma non può dirlo a nessuno, nemmeno lui. Ah, non può dirlo nessuno. Rimane comunque un segreto. Porca, se un altro lo volesse sapere, altri, che ne so, 500.000 dollari. Meno male che non hai vinto tu, se no lo sapeva tutto il è mondo. Vero. Io non sarei capace. Se dite un segreto a Linus, ma un segreto qualsiasi, anche il più importante del mondo. Il dramma è che io non so tenere neanche i miei. Sì, beh, certo. Non quelli degli altri. No, è leale in questo, sì, dove vado oggi? Dove vai? Oggi vado a Roma perché... Ma non dirlo! Allora, torniamo a noi, parliamo un po' di tecnologia. Due notizie che fanno veramente, veramente impressione. La prima arriva dal Giappone. Sapete cos'è la Giza? No, è la mafia giapponese? No, è un quartiere. Ah, un quartiere. È un quartiere di Tokyo, un quartiere grandissimo, ed è il quartiere con la più alta densità di negozi al mondo. Hai! Ti ho detto sì in giapponese. Scusa, non l'avevo capito. Hai! È un quartiere appunto con tantissime attività commerciali, negozi, hai, ristoranti, bar, snack bar, qualunque cosa. Hai! Per orientarsi in mezzo alle proposte commerciali di questo quartiere, che d'altronde è più oriente di così, estremo oriente, bravissimo, vedi che andare con lo zoppo stai imparare a zoppicare, ragazzi. Hanno creato, loro che sono la patria della tecnologia, uno strumento che si chiama Ubiquitous Communicator. È una specie di telefono cellulare, ripeto, Ubiquitous Communicator, cioè il comunicatore che ti fa essere dappertutto in contemporanea, sì, il dono dell'ubiquità. Sì. Ok? Non ho capito niente fino adesso, ma ti ascolto. Quartiere Giza. Quartiere. Tantissimi negozi, okay, più che in ogni parte del mondo, okay, di tutti i tipi. Okay. Ogni negozio ha le sue proposte commerciali, sì, saldi, offerte speciali, uh-huh, liquido tutto, sì, cambio, sì, esercizio. Ribassi, macri taglie forti. 5 cappuccini, 5 euro, sì, menù del giorno. Certo che bene, sì. Per sapere come muoversi, tu puoi prendere questo apparecchio. Te lo danno lì? Lo compri, lo devi comprare, oppure puoi adattare il tuo telefono cellulare, ma è meglio se hai questo apparecchio, che è una specie di communicator della Nokia. Girando per questo quartiere e basta, sì, man mano che ti sposti, questo apparecchio continuamente ti manda tutte le offerte promozionali. Bello. Negozio a sinistra, il nuovo Mizuno a 50 dollari. Ristorante, menù del giorno, Aragosta, certo, con i tagliolini. Certo, sushi misto a continuamente, 10 continuamente, euro. Continuamente, beh, se vuoi farlo, Non no, sei non obbligato. Mi puzza molto, ci vedo subito dietro tutti loro che pagano. Cioè i commercianti che pagano per essere dentro il telefonino. Beh, certamente, è come le pagine gialle, è come se fosse un giornale di annunci. E quindi non è tanto un tuo amico che ti manda lì, ma sono loro che ti mandano lì. No, beh, chiaro, ma non è un suggerimento, è una comunicazione. Certo. Communicator. D'altronde. Ti dicono, guarda, vieni qua che ti vendiamo... Ma noi italiani no, non ci caschiamo, no. No. Noi il nostro noi amico. Noi non ci fidiamo. Il nostro amico, cioè se me lo dice, capito? Ah, sì. Guarda, vai lì in via Messina 14, c'è un negozietto nascosto che vende. E allora ci vado. L'altra notizia che riguarda sempre la tecnologia arriva invece dagli Stati Uniti. Nei giorni scorsi c'era la Microsoft Research Tech Fest. Questa musica cosa sa? Gli ho chiesto una musica un po' più americana. Americana. Non so cosa mi abbia messo. Arrivano i nostri. È la mattina delle basi oggi. Sì, no? Sì, va bene. Hanno fatto praticamente una fiera, una convention, dove... Il mondo Microsoft ha presentato tutti i prodotti in divenire, cioè le cose che potrebbero essere presentate negli anni a venire. Linus, il futuro! Guarda! Guarda che mondo meraviglioso!
meraviglioso. Pensa, c'è un frigorifero che ti avvisa quando lo yogurt è scaduto. Ma che palle, ma che palle, 10 anni che sto frigo ci deve avvisare che lo yogurt però è scaduto. Però c'è questa cosa che fa veramente impressione. Dai. Se la mettono in funzione è veramente... Dimmi. Qui è veramente Matrix. Dimmi. Ma un po' non Materazzi, Matrix. No, Matrix è il film. Allora, un telefonino collegato con Google Earth che ti aiuta a non perderti mai. Se tu sei in mezzo a una strada, sei qua davanti in via Massena. Sì. Pronto? Sei... Linus! Di dove sei tu? Di Camaldoli? Sono di Trieste. Perfetto. Non ho l'accento di Trieste, ma sono di Trieste. Ok, devi venire a casa mia, che sì, abito in via zona stadio. Ok. Sì. Dove sei? Non lo so, qua, boh. Allora, fai una cosa. C'è una piazza, passa un tram. Fai una cosa, sì. Fai una foto al palazzo di fronte. Sì. Ok? Qua. Faccio la foto. Fai la foto al palazzo. Te la mando? No, mandala a Google Earth. Ah, la mando a Google Earth. A questo indirizzo. Ok. Riceverai subito dopo un SMS con la piantina che ti dice dove sei. Non ci credo. Tu fai una foto al palazzo di fronte e loro, grazie alle mappe. Non ci credo. Invece lo fanno. A Seattle si può già fare perché tutta la città è già cablata e scansita. Scansita, esatto. Il resto del mondo ci vorrà sicuramente molto più tempo. Che paura. Però questo è il futuro, ragazzi. Per fortuna noi siamo ancora nel passato. Infatti. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. Ha 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 ha!